Ciao a tutti team Olivieri, io sono Eleonora e oggi sono un po' giù di morale perché fuori c'è un bruttissimo tempo. Tra l'altro penso che mia mamma mi ammazzerà perché sono uscita fuori con le ciabatte, guardate che disastro che ho fatto. Anche lei è preoccupata per me. Ecco, brava, pulisci con la coda, asciuga asciuga prima che la mamma arrivi. Poi la cosa ancora più triste è che volevo fare un picnic fuori e avevo preparato un vestito carinissimo, era tutto quanto bello, azzurro con i fiorellini. Aspetta un attimo, ve lo faccio vedere, anche se non posso uscire, almeno vi mostro quanto era carino. Dovrebbe essere qui nell'armadio. Allora, qui non c'è, ma è azzurro, dovrei cercare nella sezione degli azzurri, no? Ma non c'è! Dove è finito? Magari l'ho messo da qualche altra parte? Qui non c'è! Qui nemmeno! Ma dove caspita è finito? Non mi dite che è stato Billy a rubarmi il vestito! Si è preso il mio vestito e ha pubblicato una foto? Non ci credo, si è preso il mio vestito e ci ha pure fatto una foto! Oh, Billy! Ciao Ele! Billy, ma come osi prendere il mio vestito? Vestito? Quale vestito? Visto? Non ho il tuo vestito! Sono sicura di averti visto con il mio vestito, ma in ogni caso, che cos'è quell'applicazione aperta? Che cosa? Questo coso qua? Non so neanche io che cosa sia. Billy, ma perché diavolo c'è un cane parlante nel tuo tablet? Ma che ne so io del perché c'è un cane nel mio tablet? Ma chi è? Ma non lo conosco, mica l'ho invitato a prendere un aperitivo oppure un gelato. Oh, insomma, adesso cosa facciamo? C'è solo una cosa da fare. Scappare! No, fermo! Dobbiamo risolvere la situazione! Ok, va bene. Ehi, coso! Oh, mamma mia, ci sta guardando! Ciao! Oddio, ma parla! Ciao, Ele Billy! Oh, mamma mia, sai i nostri nomi! Ma no, non è vero che sa parlare, Billy. Probabilmente avrà inserito i nostri nomi e adesso è un'app automatica che parla così, ma non c'è veramente un cane lì dentro che sta comunicando con noi, no? No, Eleonora, non sono un'app come le altre. Io sono un cane vero. So chi siete perché sono un cane parlante. Oh, ma ci sente veramente! Scappiamo! Stai bene? Sì, io sto bene, però ho una paura tremenda di quel coso. Alla fine è soltanto un'applicazione. Cosa vuoi che ci faccia? So che siete dietro la poltrona, venite fuori. L'hai sentito anche tu? Io mi fiderei, andiamo. No, Billy, non per forza dobbiamo andare da lui. Aspetta, cosa fai? Non lo so, non lo so. Hai girato il tablet? E non mi veniva in mente nient'altro, insomma. Guardate che vi sento. Potete girarmi, per favore? L'hai sentito? Che faccio? Gira il Va bene, tablet! ok. Allora. Non riuscivo a respirare. Comunque non è vero che sai chi siamo. Sì che vi conosco. Ah, salutatemi il vostro gattino. E come si chiama il gattino? Eni, ovviamente, ma a me i gatti fanno schifo. Sta proprio parlando con noi! Allora, magari io non sono un genio, però basta chiudere l'app. E come al solito il fantastico Billy, cioè io per chi non lo sapesse, con la sua incredibile intelligenza ha risolto il mistero. Andiamo a prenderci una pizza. Sono ancora qui. È ancora lì? Ma non avevi chiuso l'app? Pensavate di esservi liberati di me? Sì. Non me ne andrò così facilmente. Beh, che dire, che rottura di Zebedei. Vabbè, Billy, si vede che non basta chiuderla, forse dobbiamo disinstallarla. Allora, ecco qui. Ci clicco sopra e la elimino. Tanti saluti, cane misterioso. Beh, che dire, il vero genio della situazione sono io, che invece di chiudere l'app l'ho anche disinstallata. In questo modo, quel cane misterioso non potrà tornare a darci fastidio. Ele. Sono stata proprio brava, mi faccio i complimenti. Ele. Che c'è, Billy? Guarda lì. Che ci fai in televisione? Magari è un cane famoso, è in TV! Aprite il tablet. Ma è tornato! Pensavo che l'avessimo disinstallata l'app! Sì, ero convinta che l'avessimo disinstallata. E adesso cosa facciamo? E adesso cosa facciamo? Ehi tu, non dire quello che dico io! Ehi tu, non dire quello che dico io! Smettila di copiarmi! Smettila di copiarmi! Basta! Da. Non ci credo, ragazzi. Il cane sta ripetendo tutte quante le cose che dice Billy. Mi farà impazzire! Mi farà impazzire! Ah! Ah! Ah, sì? Allora facciamo così. Io sono uno stupido. Billy è uno stupido. No, non doveva andare così.
Sai, forse inizia a starmi simpatico questo cane. Ragazzi, ma cosa dovremmo fare? Adesso che eravamo riusciti a toglierci di mezzo Huggy Wuggy, Kissy Missy, Poppy Playtime e Mommy Long Legs, è arrivato questo cane parlante. Chissà cosa vorrà da noi. Non abbiamo ancora capito se è un cane cattivo oppure buono. Beh, di solito i cani sono buoni, no? Sì, lo so, ma guarda che faccia che ha questo. E poi è spaparanzato su una poltrona, risponde in maniera cattiva al telefono e si beve una birra. Oddio, ma è il mio idolo. Forse dovremmo semplicemente provare a parlargli. Ehi tu, coso, dici qualcosa. Ehi, ehi. Ma come ti permetti? Ti sto parlando. Cosa? Ma è maleducatissimo questo qui. Mi ha detto di stare zitto e poi ha fatto gna 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 gna. Io non ci voglio parlare con questo brutto cane. Ehi tu, coso, rispondi, altrimenti ti faccio un solletico coi piedi. Stupido cane. Perché mi guardi così? Perché mi guardi così? Smettila di dire quello che dico io. Ok, ho smesso. Ok, no! E lei non ce la faccio a parlare con lui. Provaci tu. Ma Billy, ma perché tu non ti comporti bene con lui? Ah, ci penso io. Ciao bel cagnolino, come ti chiami? Ciao bel cagnolino, come ti chiami? Ehi, non mi fare il verso! Non mi fare il verso! Ci puoi dire per favore come ti chiami? Va bene, mi chiamo Ben. Ah, che brutto nome! Senti chi parla. Oh. Ma poi era facile da capire, guardate il nome dell'applicazione. Talking Ben. Accidenti, era facile! E cosa ci sei venuto a fare a casa nostra? Ti permetti? Smettila! Oh, guarda, io ti so fare meglio! Ben, ci puoi dire perché sei venuto qui da noi? No! Ok, Billy, ho un piano. Ben, tu mi senti in questo momento, vero? Sì. E mi vedi? Sì. E se ti tocco te ne accorgi? Oddio! Allora il mio piano può funzionare. Sta a guardare. Stupide! Guarda qua, mi sono accorto di una cosa. Guarda Ele, se fai attenzione, su quest'app ci sono una bottiglia, delle forchette. Forse se gli diamo da mangiare si addolcirà un po' e ci darà delle risposte. Proviamo. Che buoni! Oh, li vorrei mangiare anch'io. Adesso ci puoi dare qualche informazione in più? No. Ah, non ha funzionato. Sai che c'è? Io direi di disinstallare di nuovo l'app e spegnere il tablet. Magari in questo modo funzionerà. Allora, vado qui. La disinstall... Oh, non si vuole disinstallare? Oh, non me la fa disinstallare! Proviamo a spegnere il tablet. Voglio proprio vedere adesso cosa farai. Ecco qua, lo spengo. Ah, non ridi più, Ben? Ah! Sono sempre con voi. Ah, ciao ragazzi, io sono Eleonora e questo era un nuovo video. Come avete potuto vedere, a casa nostra è arrivato Talking Ben e non sappiamo come farlo andare via. È troppo antipatico e quindi non ci dà alcuna risposta, non ci dice il motivo per cui è qui, ma non ha alcuna intenzione di andarsene. Abbiamo provato a chiudere l'app, a disinstallarla, a spegnere il tablet, ma niente ha funzionato. Diteci voi che cosa dovremmo fare. Io propongo di scappare via, prendere un aereo e volare molto lontani, ma Ele non mi ha voluto ascoltare. Comunque, se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale. Se volete potete acquistare le felpe del Team Olivieri di Huggy Wuggy, Poppy Playtime, Squid Game, Among Us e tanto altro. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Olivieri, Olivoggi, Oli sempre. Ciao!